Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere un effetto stile Motion Blur, quello che siamo andati a fare appunto dalla deepfake, quello di cambiare il volto per creare altre cose. Nello specifico andremo a vedere appunto questo plugin che si chiama Lockdown. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto il nostro After Effects andiamo a importare il nostro video. Io nello specifico ho trovato questo, lo andiamo a importare in una nuova composizione in modo da avere il nostro video qui, e quello che andremo a fare adesso appunto è andare a utilizzare il nostro lockdown. Per farlo facciamo tasto destro del mouse, andiamo su effetto, oppure possiamo andare anche qui, effetto, lo troverete in fondo qua, Viranos, lockdown, e andiamo appunto a applicare il nostro effetto. Come vedete io ho questa finestrella perché è la versione un po' più vecchia. In quelle nuove queste tre opzioni le troverete qua sopra, ma sostanzialmente non conta nulla, è solo un aspetto grafico. Quindi come prima cosa selezioniamo il nostro video e andiamo a fare la precomposizione. Quindi clicchiamo su precomposizione, lui ci andrà a fare appunto la precomposizione del nostro video, come vedete, e ce lo apro appunto in una nuova schermata. Ora gli andiamo ad applicare Optional Tracking Filter. Prima di fare ciò però, come vedete, ci chiede di appunto selezionare il video, quindi selezionando il video andiamo a fare Optional Tracking Filter. Come vedete lui ci andrà ad applicare questi filtri per andare a visualizzare meglio i dettagli del volto. Ora io mi porto in una posizione dove il volto sia pressoché neutro, quindi dritto. Io direi in questa posizione. Ora andiamo in basso, come vedete qua ci sono i nostri quattro filtri che è andato a inserire appunto tramite questa opzione. Qui in basso abbiamo sempre lockdown. Dobbiamo andarlo a selezionare, poi col tasto Command se avete Mac o Control se avete Windows, andiamo a selezionare i punti del volto, praticamente i punti chiave del volto, no? Quelli che si muovono di più, come occhi, naso, bocca, il profilo del nostro volto. Per farlo quindi teniamo premuto Command o Control sulla nostra tastiera, e andando a fare dei click, come vedete, adesso vado a zoomare che vi faccio vedere meglio, ci dà questi punti per andare appunto a fare la selezione dei nostri particolari. Qualora sbagliassimo a fare un punto, ci basterà premere Alt sulla tastiera, poi cliccando sul punto, come vedete, ce lo toglie. Quindi stessa cosa andiamo a fare in quest'occhio, in questo modo. Andiamo a farlo sulla bocca, perché anche questo è un punto chiave del volto, sia uno di quelli che è più soggetto a movimento. Quindi andiamo a fare sia l'esterno delle labbra, io vado a fare anche l'interno. Stessa cosa per il viso, per le espressioni del viso. È per questo che siamo andati appunto ad applicare questi effetti, per visualizzare meglio tutte le forme del viso. Stessa cosa andiamo a fare nelle sopracciglia, che è un'altra parte appunto del viso soggetta a movimento. Andiamo a fare il sotto degli occhi, il contorno del naso, il contorno del viso e così via. Insomma, adesso velocizzerò il video. Un'altra cosa però che vi spiego è, tenendo premuto sempre Command o Control sulla tastiera, se andiamo a, tenendo premuto il tasto destro del mouse, a fare praticamente un rettangolo, come vedete lui ci crea i punti in automatico. Andiamo a togliere
quelli che non ci servono e andiamo a completare appunto il contorno del viso e altri particolari. Bene, una volta finito appunto di selezionare tutti i nostri punti, torniamo qua di fianco appunto nel pannello delle opzioni. Sotto il punto 4 andiamo a fare Press to Track Point. Praticamente ci andrà a fare tutto il tracciamento dei nostri punti che siamo andati a fare. Quindi clicchiamo, aspettiamo che faccia tutti i suoi calcoli. Bene, una volta finito, come vedete, i nostri pallini da quadrati sono diventati rotondi, vuol dire che è stato analizzato appunto tutti questi punti. Ora quello che andremo a fare nel punto 6 è andare a fare Auto Triangle Mesh, praticamente ci va a fare la triangolazione dei nostri punti, quindi clicchiamo. Come vedete si crea appunto il nostro reticolo di punti, in questo modo. Ora andiamo ad esportare appunto questa maschera nella posizione, appunto, io nel mio caso è un secondo 0,9, quella dove siamo andati a creare i nostri punti, ossia la visuale migliore del nostro volto. Quindi facciamo apri mesh on this frame, quindi su questo frame gli andiamo ad applicare questa mesh, vedete, e a questo punto qui possiamo andare a deselezionare intanto i nostri filtri che era andato a fare per il tracciamento e andiamo a cliccare su lockdown. Quindi abbiamo finito appunto di creare questo effetto. Quindi clicchiamo su lockdown e aspettiamo che ci compaia il messaggio finale. Bene, una volta che compare questo messaggio facciamo ok e come vedete ci è andato a creare la nostra precomposizione stabilizzata. Se noi andiamo a fare doppio clic, come vedete qui abbiamo la nostra stabilizzazione, vedete che il volto si muove a secondo dei movimenti. Ora non spaventatevi se assume forme strane, è normale. E in questo caso, se noi adesso andiamo a, per fare un esempio, prendiamo lo strumento testo, andiamo a scrivere, io scrivo prova, vado a spostarlo per esempio qui sulla bocca. Se noi andiamo sul nostro video, come vedete la nostra scritta segue perfettamente sia il movimento del viso sia, come vedete, la curvatura che prende il viso, ossia come vedete qui prende questa curva, come qua, come qui sotto al naso, come vedete segue perfettamente il movimento del volto. Stessa cosa se volessimo andare tipo ad applicare, io ho importato questo tatuaggio, se vogliamo andargli a mettere un tatuaggio, io vado cliccando S, vado a diminuire la scala, lo sposto ad esempio sotto questo occhio, vado a cambiargli la rotazione in questo modo. Quindi io voglio che abbia un tatuaggio qui, semmai vado anche a cambiare il metodo di fusione. Se non l'avete qui, fate switch qua sotto, come vedete vi compare le opzioni di modalità. Io vado a fare sovrapponi in questo modo e come vedete ci dà il tatuaggio, adesso vado a rimpicciolire un po', che segue appunto il nostro volto, sia il movimento che per quanto riguarda appunto le espressioni del volto. Come vedete si va a modificare a seconda appunto del nostro volto. E questo è praticamente, come detto, molto simile a Motion Bro,
Diciamo che la differenza è che Motion Bro fa tutto automatico, ossia ti crea i punti, eccetera, qui li andiamo ad applicare noi. Ovviamente, in più, questa opzione ci permette tipo di andare a aggiungere scritte tipo su una maglia, su una giacca, su qualsiasi parte in movimento, e oltre a seguirla, appunto, ci va a seguire anche i movimenti del tessuto, qualora fosse una maglia o una giacca, ossia come appunto nel viso ci va a seguire i movimenti sia del viso in sé, quindi rimane ancorato al nostro viso, sia all'espressione che al viso o al movimento della nostra maglia. Quello della maglia vi farò il tutorial per la prossima settimana, penso. E niente, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!